Non c'è grandezza dove non c'è verità. Sono parole di Tolstoi che David Sassoli citava alcuni mesi fa rivolgendosi a Putin. E anche oggi serve la verità per raggiungere la grandezza della pace. Si tratta della verità del popolo ucraino che ha saputo resistere eroicamente insieme al presidente Zelensky. La verità di un'Europa che finalmente si impegna per la propria sovranità politica, energetica e di difesa e non ha paura di fare sacrifici per trovare una voce unica per fermare la guerra e salvare le vite umane, perché prima di tutto ci sono le vittime, i morti in Ucraina, i profughi da accogliere, i russi coraggiosi che non vogliono questo delirio militarista di Putin, sapendo che ogni popolo, a partire da quello ucraino, deve essere libero di autodeterminarsi, senza che avvenga qualcosa di male se cercano di decidere del proprio futuro. Per questo diamo tutto il supporto necessario a chi oggi, difendendosi, difende anche le nostre democrazie sul suolo ucraino. Ma dobbiamo essere più coraggiosi ancora, dobbiamo essere là. I nostri governi e le istituzioni europee vadano con una delegazione a Kiev a sollecitare il cessate il fuoco e a supportare le negoziazioni. Putin dovrà fermarsi e sarà così ancora più evidente anche ai suoi concittadini la follia sua e della sua guerra disumana. Per un'Ucraina libera, per un'Europa libera. Grazie.